Buongiorno a tutti, sono Giovanni Bertagnin, geologo, e vi presento la mia idea. Beh, da cosa è nata la mia idea? Io sono stato commissionato dal Comune di Entracque della Protezione Civile di redigere il piano di microzonazione sismica del territorio nazionale, del territorio di Entracque. E quindi ho cominciato a girare, a fare dei rilievi sul terreno per questo lavoro. E ho cominciato a girare casualmente con il GPS e ho cominciato a importare delle tracce del GPS, dei rilievi che piano piano andavo a eseguire. E da qui mi è venuta un'idea. Ho detto, ma cavolo, perché non andare a prendere questi sentieri e non andare a costruire una mappa? Con QGIS, QGIS è uno strumento molto potente, vedete, mi permette di mettere la cartografia sotto che voglio. La mappa che ho scelto non è la CTR vigente, perché c'è una carta CTR vigente, ma ho scelto la carta del 1950. Perché? Perché la carta del 1950 segna una marea di sentieri in più rispetto all'attuale mappa. Perché? Perché Entracque, fino a 100 anni fa, il numero di abitanti arrivava a 6.000 abitanti, adesso siamo quasi un migliaio. Quindi tutte zone erano coltivate, c'erano un sacco di zone di fasce terrazzate, i campi venivano coltivati, la segale, mele, patate, venivano fatte le stoffe, venivano nei boschi, è pieno di carbonaia. E quindi io ho cominciato a esplorare queste zone. Più che altro rilevo, quando vai in salita i sentieri non li vedi, dall'alto scendendo ti accorgi, vedi queste mappe di sentiero visibili. Quindi tornando a casa, io scaricavo i dati del mio GPS, vedevo dove ero passato e per ritornare la volta successiva e vedere di andare a esplorare la zona in un altro modo. Quindi vedete, con QGIS io posso accendere e spegnere i LEIA. Questi giri proposti sono dei giri che possono durare qualche ora, 3-4 ore. Quindi giri limite fisico di una persona, quindi diciamo giri fattibili. Dove c'è scritto la dicitura guida, qua la dicitura guida, è consigliabile andare con una guida, perché ci sono tracce di sentiero. Il sentiero ormai è cancellato dalla vegetazione, dalla boscaglia, non è più visibile, quindi non si assumono le responsabilità, insomma, dove c'è la scritta guida. Perché io ho rilevato in questo periodo? Perché in questo periodo c'è più visibilità. Al disgelo della neve non c'è vegetazione, i sentieri antichi li vedi meglio, quindi è più facile girare. Ho segnato in particolare, vedete, ho riportato il numero dei il, del, ho dato una nomenclatura, quindi ho fatto quella che si chiama tecnicamente la vestizione della mappa, dove ho segnato alberghi, punti panoramici, numeri di sentiero, zone di campeggio. Il lavoro, diciamo, è stato fatto tanto lavoro, su questa carta. Il guadagno, qual è? Guadagno al giorno oggi nel mondo digitale, il guadagno praticamente è nullo, perché uno prende la mappa, te la stampa e la fa propria. Qual è un pochino la mia idea? La mia idea sarebbe quella di chiedere una donazione da chi la vuole, anche un euro. E fare un quadernino delle donazioni e questi soldi raccolti reinvestirli in gruppi di ragazzi o persone che cominciano a tracciare i sentieri, quelli che sono stati mappati.
L'idea c'è, il progetto c'è, quindi si potrebbero anche vedere un po' con il comune di chiedere finanziamenti per portare avanti questa progettazione. Chiunque abbia delle idee e mi volesse chiamare, mi può contattare al 329 924 2004. Quindi, nei punti panoramici sono stati fatte nei punti panoramici sono state fatte tante fotografie, quindi faremo poi in sintesi per ogni sentiero, per ogni sentiero, per esempio il Giro dei Giganti, questo qua, verrà fatto un video di presentazione. Per questo sentiero qua, queste zone di sentiero verranno fatti dei giri di presentazione. E quindi verrà descritto un tutorial, una guida tecnica del sentiero, verrà fatto un video specifico, una guida tecnica, spiegati i punti dove salire, le problematiche, tratti belli, come fare, dove attaccare, dove scendere, per ogni singolo sentiero. Quindi buona giornata a tutti, buona visione e preparate le scarpe.